citando Bergonzoni, che diceva praticamente che in qualche maniera l'uomo non era fatto per volare. Infatti diceva che il tempo vola e l'uomo no, se no il cielo sarebbe pieno di uomini con l'orologio fermo. E non so chi mi ha convinto a salire. Emozionante, emozionante. No, non mi piace l'altezza. Noi però oggi stiamo arrivando così per aprire una nuova puntata di Evita TV. Ciao Elisa. Ciao Fabio. Una puntata che sarà scoppiettante, perché avremo sicuramente il servizio sulla mongolfiera messa a disposizione dei clienti che consumano questo nuovo champagne Gobiar. Ecco, questa mongolfiera sulla quale siamo noi ora in questo istante, con la quale stiamo arrivando alle vite praticamente, esatto, al posto della macchina oggi. Ottimo mezzo di trasporto. Poi ovviamente le interviste agli amici delle vita su un argomento che riguarda la coppia. Non svegliamo nulla, non svegliamo nulla. Il classico appuntamento con il cocktail della settimana e le splendide immagini del mondo delle vita. Seguiteci da questo momento. Siamo arrivati, comunque, siamo arrivati. Quest'anno, quando hanno consegnato le bandiere blu dell'acqua più pulita, si sono fermati A. a Cupole Lido, B. al cocktail di questa settimana, cocktail che chiuderà quelli di agosto, almeno quelli dal vivo, e la spingo già, e siamo pronti a scoprire, ci sarà anche una gara, doppio bicchiere, doppio shaker, doppio ingredienti, una gara, perché ci confronteremo io e questa messicana, ciao, ciao, e gli ingredienti invece, anche se si chiama Elisabetta, la messicana? Vabbè, ma non volevo svelare che fosse italiana. Secondo te hai mai sentito una messicana che si chiama Elisabetta? Vabbè, il nome del cocktail. Va bene, Blue Sea. Che significa? Allora, mare blu, per l'estate. Sembra il nome di un tonno, ma si può chiamare... Anche Sid. È che sembra un tonno, va bene. Voi dovete chiedere Blue Sea a Patrick e gli ingredienti con i quali faremo battaglia. Chi perde bacia l'altro. Okay, ha detto ok. Io? No, tu vai in giro a fare la mongolfiera. Vabbè. Ingredienti. Via. Vai. No, per tu, vai. Vai, vai. Tengo io, sì, tu lavora. Iniziamo con 2 once di vodka.
Guardate Fabio come tiene la bottiglia da professionista. Sei lungo, eh? Vabbè. Poi un'oncia di sour. Bravissimo Fabio, spero che ti basti il bicchiere. Uno splash di Curaçao blu. Splash. Non copiare, non copiare. Guarda, splash. Bravissimo. Ghiaccio tritato. Due palette. Due, sì, una bella paletta abbondante. Due palette. Bravo. Una per me e una per perfetto. Lei. Dopodiché versiamo. Va bene, bravo, bravo. Sei un ragazzo pieno di iniziativa. Benissimo. Bravo, adesso voglio vedere come lo togli il bicchiere di dentro. Eccolo, un applauso. Bravo. È uscito. Facci vedere. Vai a casa. Tieni questo. L'altra mano che questa. Magari è buonissimo, scusa. Prima assaggialo. Il colore in effetti assaggia? Come potrebbe essere? Bravo. Buonissimo. No, è buono davvero, dai. No, giuratemi, deve essere una schifezza, non vi fidate. È più buono il tuo di quello di Elisabetta. Ma figuratevi. Quasi la licenza la mancata. Anzi, se dovete chiedere blu, sì, venite da Patrick e Elisabetta. Quindi hai perso o hai vinto? Ho vinto. E quindi io bacio te o tu baci me? Tu baci me. Voi in ogni caso non impicciatevi, anzi impicciatevi di quello che sta accadendo a Elisa, che è andata in giro a fare un po' di domande. Se non sbaglio ha a che fare con matrimonio oppure convivenza. Seguite tutto quanto. Ma era più buono il mio davvero? Ciao. Sì, era più buono, bravo. Quella di questa puntata è una domanda su come i giovani di oggi, nella fattispecie i giovani delle vita, vivono le relazioni di coppia. Se prevalentemente in un'ottica tradizionalista sono favorevoli al matrimonio, oppure in modo più indipendente e quindi più moderno vedono la coppia al massimo verso la convivenza. Ciao Laura, ciao Arma. Allora, voi come vivete la relazione di coppia? Siete più favorevoli per il matrimonio o per la convivenza? Il matrimonio. Il matrimonio. Perché? Più bella. Perché una così non la trovo mai più. Tradizionalisti, ci piace, ci piace. Allora, come vive una relazione di coppia? Sei più verso un'ottica tradizionalista o più moderna? Quindi più verso il matrimonio o la convivenza? Ma direi più verso la convivenza, perché è 2 anni che convivo e mi sento in un certo senso un po' più libero rispetto al matrimonio. Forse ha dei valori un po' in meno, però cerchiamo di impegnarsi in modo che le cose vadano bene. E questo mi sembra il meglio. Giuseppe, tu vedi più le relazioni di coppia verso un'ottica tradizionalista quale il matrimonio, o un pochino più moderna, indipendente, verso quindi la convivenza? Ma diciamo che le tradizioni adesso vanno un po' perdendosi, quindi direi di più convivenza per essere moderni. E anche perché diciamo che all'inizio bisogna studiarsi un pochettino di più al di là dei vincoli legali, che poi alla fine ci perde sempre l'uomo. Grazie. Sara, tu sei più pro matrimonio o convivenza? Secondo me convivenza, perché comunque bisogna conoscere appieno una persona e tante volte sposandosi si conoscono dei lati spesso negativi e quindi poi ci sono divorzi e cose varie, quindi è meglio la convivenza. Quindi studiarsi un pochettino prima. Esatto, esatto. Ok, grazie Sara. Favorevoli al matrimonio o alla convivenza? Al matrimonio. Perché? È normale, dopo una giusta, dopo che ci conosciamo bene è giusto. Quindi anche per te matrimonio?
Beh, normale. Sì. Ciao Giulia, tu sei più favorevole verso il matrimonio o verso la convivenza? Sono favorevole verso il matrimonio assolutamente. Perché? Perché credo che la convivenza sia una stupidaggine e credo nei valori della famiglia, quindi matrimonio di sicuro. Quindi col matrimonio ritieni che si mantengano saldi i valori e l'unità familiare? Assolutamente sì.